Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 19 dicembre. Quali sono le notizie sui giornali? Beh, insomma, le notizie sui giornali sono quelle che riguardano ancora la famosa commissione d'inchiesta, l'asilo Mariuccio delle banche italiane. Devo dire che questa commissione d'inchiesta avrebbe dovuto essere utile per evitare nuovi casini nel sistema bancario italiano. È, come era facilmente immaginabile, soltanto una resa dei conti tra le diverse forze politiche e soprattutto una grande banco d'inchiesta che, voluta dal PD, rischia di far male soprattutto agli esponenti più importanti del PD, e cioè Maria Luisa, Maria Elena, la Boschi, va bene, ci siamo capiti. Cosa è successo? Ieri l'audizione è stata quella del ministro dell'economia Padoan, che qualche piccola responsabilità in fondo forse ce l'avrebbe, non fosse altro che basta andare a cercare in giro quante volte ha detto che il sistema bancario italiano era a posto e quante volte invece è stato smentito dalla evidenza dei fatti. Non si tratta di responsabilità, come possiamo dire, oggettive, si tratta di responsabilità, se volete, più di conoscenza della realtà e di quello che avveniva. Padoan dice: non autorizzai altri ministri a parlare della crisi bancaria, e ci mancherebbe altro. In un paese normale uno considera queste dichiarazioni, aspetto anch'io l'AUG, si tratta di una banalità, ma in questo clima la banalità fa scopa con una certa, diciamo, atteggiamento, come possiamo dire, esatto, come dice Silvia, un atteggiamento da pizzini che arrivano dal PD. Ne abbiamo proprio parlato ieri della triplice intervista di Renzi, della Boschi e del portavoce del PD su tre diversi giornali. Oggi che cosa succede? In un retroscena della Meli, definita non so da chi, forse oggi da Mario Giordano, su La Verità, Il Tappetino, che cosa dice la Meli? La Meli dice: guardate che in realtà ieri Padoan dice questa cosa, e dovete notare il fatto che nessuno del PD, neanche il cagnaccio, come si suol dire, di Orfini, si sono messi a contestare la dichiarazione di Padoan, perché volevano recuperarlo e non possono fare una polemica contro tutto e tutti. Però obiettivamente c'è un problemino. Ieri è stato fatto filtrare dal PD stesso che la Boschi si è vista anche due volte, ha avuto due colloqui con il vice direttore generale della Banca d'Italia, che si chiama Baretti. La prima è avvenuta quando si pensava che la Popolare di Etruria, dove il padre era vicepresidente, si fondesse con la Popolare di Vicenza. La seconda volta è quando era in corso la seconda ispezione di Banca d'Italia, che portò al commissariamento della Banca Popolare dell'Etruria. Quindi noi, in ordine, qua bisognerebbe mettere in ordine le cose, scopriamo che c'è stato un incontro a casa sua, cioè in casa della Boschi, perché lei vive ancora con i genitori quando torna al suo paese, dove c'erano i vertici di Veneto Banca e, come ha detto Consoli, e i vertici della Popolare dell'Etruria, posto che suo padre erano i vertici. Poi un altro incontro c'è stato con Vegas, cosa che abbiamo scoperto perché Vegas l'ha detto in commissione, e lei ha detto subito: tengo i pizzini, tengo gli sms, anche quelli di Vegas, alle 8 di mattina, come per far capire, chissà, io non manderò più un messaggio a una donna neanche alle 8 di mattina, perché chissà che cosa possa sembrare un messaggio alle 8 di mattina. Poi scopriamo che c'è stato anche una telefonata con Ghizzoni, perché da lì nasce tutto il casino sulla Boschi, secondo quanto ha detto De Bortoli, scrivendolo sul suo libro, per il quale è stato querelato. Ma alla fine mi sembra che le telefonate a Ghizzoni e gli incontri sono poca cosa rispetto a quello che poi è arrivato dopo, perché addirittura due incontri con la vigilanza. Insomma, io vi ripeto la posizione perché sia chiara: il punto che un ministro si occupi delle banche non mi scandalizza, il fatto che il padre sia in quelle banche, beh, forse qualche piccolo prudenza in più me la dà, ma certo l'idea della signora immacolata al di sopra di tutto e di tutti, che però ha avuto atteggiamenti intransigenti verso gli altri ministri che avevano fatto cadute di stile la telefonata, vi ricorderete, a Giulia Ligresti della Cancelleri, diventò un caso, ma mi sembra che quella fu una telefonata innocua. Tra l'altro, nel compiti del ministro, cioè il ministro della giustizia, si chiede, dopo che gli hanno detto che una persona sta molto male in carcere, se le condizioni di quella donna sono compatibili col carcere, quindi fa esattamente parte del suo lavoro, tant'è che la Cancelleri disse: io la telefonata non l'ho fatta soltanto per Giulia Ligresti, che conosco, ma per tutti i casi in cui mi hanno detto che c'era un pericolo di vita in carcere. Forse oggi l'avrebbe fatta anche per sapere di Dell'Utri, che non è amica sua. Insomma, in quel caso la Cancelleri fu crocifissa, mentre invece nel caso della Boschi, se viene crocifissa,
fissa, succede un pandemonio. D'altronde, questo è quello che sta avvenendo. Quindi, la sintesi, ci piace questa commissione d'inchiesta? Ci piacciono tutte queste robe che stanno uscendo? No, però anche quest'area di intoccabile che si è autodata il ministro all'epoca delle riforme e oggi sottosegretario della Presidenza del Consiglio, insomma, ci fa un po' ridere. Nel frattempo Delrio, che si è sentito attaccato anche lui da Padoan, perché Padoan ha detto non ho autorizzato alcun ministro a parlare, beh, Delrio quello che fece era una telefonata in quel caso ai vertici della Popolare dell'Emilia per sapere come andavano le cose. Quella telefonata si concluse lì e né Delrio aveva dipendenti, parenti, amici che stavano, probabilmente amici nella banca, e dice la mia è una situazione diversa. Per Giordano e per Mattia Feltri in concomitanza. Diciamo il populista si fa per ridere, Mario Giordano si fa per ridere, nel senso che lui ci ride sopra quando gli dicono che è il populista. Fa un'analisi che modestamente avevo fatto anche io ieri nella rassegna. Sia Renzi, sia Boschi, sia il portavoce del PD ieri lanciano dei messaggi, i giornalisti non approfondiscono questi messaggi, tant'è che sembrano dei pizzini. Stessa cosa oggi fa Mattia Feltri nella sua rubrica della stampa. Devo dire che è stato un po' un incidente queste interviste di ieri, perché era più quello che non dicevano che quello che dicevano e quindi, come posso dire, hanno fatto un po' sorridere noi dietrologi del mondo, diciamo, della finanza. Questi SMS delle 8 di mattina a cui si vuole far credere chissà qualche cosa, la Banca Popolare di Bari che sarebbe quella sì da guardare con attenzione secondo quello che dice Agnoletto, e poi Renzi che dice degli amici in Venezuela, non ho ben capito, i collaboratori di Di Maio, insomma cose strane che mi sembra che ieri hanno e che oggi sono oggetto delle domande che si fanno sia Mattia Feltri sia Mario Giordano sulla verità. Insomma, se un'intervista la fa e uno mi dà un messaggino, tu ci vai sopra come un cagnaccio, che vuol dire esattamente o no? Invece i giornalisti li lasciano andare. Muore ieri, e questo me ne dispiace moltissimo, Altero Matteoli, ex Missino, ex AN, uomo diventato fedelissimo di Forza Italia, che proviene insomma da quella destra della Toscana in cui era molto difficile essere Missini, ma anche Forza Italisti. Dopo e muore a Capalbio sull'Aurelia per un incidente stradale. La cosa incredibile della storia di Matteoli, a parte ovviamente il dispiacere della morte di un uomo, è che quell'uomo, da ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha sempre chiesto e preteso, perché conosceva bene quella strada, che si facesse un'autostrada tirrenica lì. Gli è sempre stato impedito per motivi ecologici, ambientali, di autorizzazioni. E viene molto da ridere perché in questo dramma, quello che spesso non riconosciamo è come si vedono gli effetti collaterali che potrebbe avere una strada sull'ambiente, sugli uccellini, sul paesaggio, eccetera, e non ci si rende conto che nella modernità le strade si usano e il rendere quella strada così pericolosa come lo è quella, la Pontina, ci sono una serie di strade pericolosissime, forse dovrebbe fare premio su tutti quanti gli impatti ambientali di cui i ministeri parlano. L'ultima volta che ho visto Matteoli è un piccolo diciamo, ricordo personale, è venuto solo poche settimane fa, eravamo a un convegno proprio dell'ACI sull'auto elettrica a Roma e mi chiese la mia disponibilità, dice so, si parla della tua possibile candidatura alla presidenza della regione Lazio, mi disse a me fallo perché è una grandissima opportunità, io gli dissi che non era il caso e che non volevo fare quel mestiere e che ora stavo facendo il giornalista. Comunque, insomma, una grande impressione. Un uomo che comunque con me era stato molto carino, mi era stato anche abbastanza, non insistente, ma gradevolmente insistente nel chiedere di fare un nuovo impegno politico, l'idea che oggi non ci sia più, riposi dunque in pace. Non tutti i giornali si ricordano della morte del Ministro delle Infrastrutture, la stampa non lo cita in prima pagina, non lo citano anche altri giornali, mi stupisce che venga dedicata la morte di Altero Matteoli 15 righe, non di più e nessun richiamo in prima pagina da parte del Sole 24 Ore, essendo stato Matteoli un ministro dei trasporti e dunque un ministro piuttosto importante per quelli che si occupano di economia. Il Sole ha scelto alternativamente. Riguardo alle infrastrutture che non si vogliono fare, vi segnalo oggi interessante quell'analisi del giornale che mette in evidenza come il TAP, cioè il tubo che dovrebbe essere fatto in Puglia, in realtà con grandi opposizioni di Emiliano, il presidente della regione, del sindaco di dove dovrebbe approdare questo TAP, beh, insomma, chi decide che questa cosa non si faccia, che i protestatari, cioè i contrari, non vengano
puniti severamente se ostruiscono la realizzazione di questa infrastruttura, beh, chi è che si è opposto a questa norma che stava per passare in finanziaria? Si è opposto il mio amico Francesco Boccia, un parlamentare che si occupa molto di web tax e di cose digitali, ma guarda caso, uomo della corrente di Emiliano, oltre che pugliese. Insomma, una coincidenza che mi sembra il Corriere della Sera e non solo il Corriere della Sera, anche il giornale mettono in evidenza. Gaggi, in un pezzo interessante oggi dagli Stati Uniti, dice e parla dei pentiti della rete, che non sono quelli che hanno deciso di non stare più su internet, ma sono quelli che sono stati protagonisti della costruzione dei social network e dei social media, quelli che hanno inventato Twitter, quelli che hanno fatto Facebook, quelli che hanno, per esempio, cita un caso di questo signore che su Facebook ha stabilito, sentite bene voi che cosa si sono pensati, altro che TAP, altro che compatibilità ambientale, pensate un po' dove stiamo andando. Hanno cercato su Facebook di capire su un gruppo di come si dice, iscritti a Facebook, mi sembra australiani, le loro debolezze psicologiche. Quindi hanno cercato di fare una specie di panel per capire le debolezze psicologiche di quelli che stavano su Facebook, posto che Facebook col suo algoritmo sa tutto di noi, dove andiamo, cosa facciamo, quali like mettiamo, che commenti diciamo. Bene, le debolezze psicologiche sono, questa ricerca sulle debolezze psicologiche sarebbe stata messa, è stata messa in campo per cercare poi di vendere a queste persone più prodotti rispetto alla norma. Questa è la cosa, ve la dico male, ma che oggi la stessa Facebook ha ammesso, cioè ha ammesso la ricerca sulle debolezze psicologiche, ma non la seconda parte, cioè il motivo per il quale l'ha fatta. Insomma, mi sembra una di quelle cose che dovrebbero far pensare, non chiudere questi social network, neanche trovargli un elemento antitrust, ma cercare di capire come e quanto possono essere pericolosi, anche perché quelli che oggi denunciano Facebook, social media, Twitter, eccetera, sono quelli che li hanno creati e spesso oggi fanno cose alternative rispetto ai social media da cui sono partiti. Quindi, insomma, non so se c'è proprio tantissimo da fidarsi rispetto a questi pentiti del giorno dopo con i soldi che hanno fatto grazie a queste loro genialate. Di Maio viene preso sui giornali oggi per lo più per la sua dichiarazione sull'euro, cioè ha detto se dovessimo arrivare a un referendum sull'euro io voterei contro l'euro, viene attaccato da Sallusti, viene attaccato da molti giornali, però forse la sua presa di posizione più interessante oggi è quella che mette in evidenza la stampa, e cioè dice Di Maio che se sì, che la stampa dice che alla fine potrebbero fare un accordo, quelli del Movimento 5 Stelle potrebbero fare un accordo con il PD senza Renzi, e il che devo dire che è abbastanza clamoroso, l'idea di un Movimento 5 Stelle che oltre che con Grasso possa fare un accordo col PD. Pensate un po' voi dove ci possiamo arrivare. Ho cercato di leggere in prima pagina sul stampa un pezzo di un giornalista che è molto intelligente, così lo reputo, Marcello Sorgi, però quando alla quindicesima riga mi ha scritto la famosa lite delle Comari del 1982 tra Formica e Andreatta, allora proprio mi sono aperte le braccia e ho detto no, la famosa lite delle Comari verso un mondo che è fatta di millennials, capisco che ormai i giornali non li leggono più i millennials, ma ragazzi la famosa lite delle Comari mi riporta a 200 anni fa, al governo Spadolini, cioè come si fa a leggere con quegli occhiali o con questi, come posso dire, con quest'idea del passato quello che sta avvenendo oggi. Direi che l'ultima cosa che vi segnalo è la web tax. Vi dico soltanto una cosa perché abbiamo fatto troppo tempo, 13 minuti. La web tax, ricordatevela, sarà una tassa. Punto e basta. Nei giornali discutono 3%, 6%, a chi si applica o a chi non si applica. Quando le tasse arrivano per i ricchi, per i poveri, per i multinazionali. Comunque sia, alla fine la tassa la pagano i consumatori e tutti noi. L'idea che venga introdotta una tassa non ci può far brindare per chiunque essa sia rivolta. Vi ricordate la famosa Tobin Tax, una minchiata mostruosa sulla speculazione che solo l'Italia ha dato, motivo per il quale molte SIM hanno trasferito parte delle proprie intermediazioni all'estero. Di tasse questo paese muore. Una in più non ci serve, anche se non amiamo tanto i giganti della rete. Un grande saluto a tutti quanti voi, vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa di Porro. Ciao!